i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio l'eco day by day. Oggi è sabato 27 luglio 2024, siamo alla vigilia del primo appuntamento stagionale. L'eco Verona e Pogherese, Veronello Resort, porte chiuse, però comunque si parte anche con un po' di calcio che assomiglia quantomeno a quello vero. Ritratti blu celesti, Andrea Nocerino, 1999, attore del Greco, giovanili della Bellina del Cittadella. Nel 2018-2019 inizia la carriera da professionista, gioca 9 volte in campionato. Oggi nel 2019 arriva l'Eco, si sta già dominando il girone di Serie D. 6 gennaio 2019 va in panchina nel 2-0 interno con l'Inveruno, altre 5 partite in panchina, esordio titolare l'Eco Prodronero 2-0 dal 3 marzo, sostituito al 78esimo da Mattia Alborghetti. È titolare nella partita della promozione a Borgaro Torinese, partecipa anche alla Final Four subentrando a Samarché con il Cesena e a Ruiu con l'Avellino. Sono 7 le sue presenze, 5 da titolare, 3 partite giocate per intero, 2 subentri. Prosegue con l'Atletico Terme Fiuggi, Brindisi, Gravina, quindi Germania con Weiden, Donnersdorf e Fortuna Regensburg, squadra con la quale ha giocato nell'ultima stagione nel quinto livello del calcio tedesco. Ivan Brambilla, classe 1971 di Vimercate, l'Eco nel biennio nel 90-92, primi due campionati C2 dopo la risurrezione dall'interregionale del 1990, con la salvezza ottenuta dopo lo spareggio con lo Spitaletto, titolare nel 2-0 del 20 giugno 1991. Esordio 11 novembre 1990, saranno l'Eco 0-0, entrando al posto dell'infortunato Piagni dopo 19 minuti. Prime partite a titolare come mezzala, come stopper, prima di diventare il libero titolare fino alla fine della permanenza in blu celeste. 56 presenze in campionato, 5 di Coppa Italia di Serie C, e autore di una rete in cui l'Eco del 31 maggio 1992, rete al 92esimo del definitivo 2-2 nella terza ultima partita da lui giocata con questa maglia, e in seguito ha giocato nell'Oltrepò e nella Pro Patria prima di chiudere anzitempo per problemi fisici grazie al nostro Lanfredo Birelli. Allora, dicevo, Veronello triangolare, prima della stagione vi do subito una notizia. Allora, vi ho già detto, saremo presenti sicuramente in Veneto, vi racconteremo queste gare. Posso già darvi qualche dettaglio in avvicinamento, ovvero l'Eco giocherà la seconda partita e poi la terza, evidentemente prima contro la perdente tra Chievo e Pogherese, o nei 45 o ai calci di rigore, perché si sceglierà così, e poi giocherà la terza contro chi vincerà il primo dei due match, quindi è già decisa la scaletta. Prima le squadre di Serie D e poi subentrano i blu celesti. Qual è il dettaglio l'altro che sicuramente vi interesserà? Non potremo per direttiva darvi gli highlights delle due gare o della gara dei due spezzoni contro i due avversari, questo per decisione che ci è stata comunicata ieri, e come sempre diciamo, poi se vengono fissate delle regole bisogna rispettarle. Ci sarebbe evidentemente piaciuto fornirvi anche i riflessi filmati, lo faremo cercando di essere quanto più precisi con voi con il racconto testuale e fotografico, questo evidentemente potremo fornirvelo. Detto ciò, ci sarà la possibilità di fare delle interviste nel post partita, quindi avrete di che sbizzarrirvi con i contenuti. Non ci saranno le sintesi, quindi questo non è dipendente dalla nostra volontà, inizio a anticiparvelo prima piuttosto che dirlo dopo, che sembra sempre di rincorrere delle scuse, ma non sono scuse, io ripeto, sono regole e come tali vanno giustamente rispettate. Quindi in tappa di avvicinamento è quella odierna, questa di sabato, una vigilia, e poi la domenica con i due test match in quel di Calmasino. 929 il numero degli abbonamenti sottoscritti alle 18 di ieri, è un dato ufficiale, è un dato ottimo, 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 perché la prevendita era partita benissimo, 783 in 24 ore, non si poteva tenere quel ritmo lì, anche perché sennò oggi avremmo quasi esaurito lo stadio, quindi capite anche voi che era utopia pura pensare di tenere quel ritmo, però comunque l'incremento è costante e evidentemente si sfonderà quota 1000, perché ci saranno i rientri dalle vacanze,
istanze di chi non ha voluto comprarsi il tagliando online per le commissioni, di chi proprio manco si è posto il problema, di chi ha le sue ragioni, insomma, lo fa magari più avanti perché dice aspetto di vedere che tipo di squadra fanno e piuttosto me lo compro l'abbonamento il 23, il 24 in base a quello che poi sarà la programmazione definitiva della Lega prima di Lecco Union Clodiense. Allora lì deciderò se farlo o meno, scelta ovviamente liberissima. A oggi non c'è una comunicazione sulla chiusura della campagna abbonamenti, però di solito si va avanti ancora per un paio di giornate interne, anche perché poi dopo non ha grande senso, non sappiamo quali saranno i prezzi dei singoli biglietti, però se il trend seguirà quello degli ultimi anni in casa sarà su 10 euro la curva nord, rateo è 5 euro e poco più, anche voi che poi diventa con poco senso far proseguire troppo la campagna abbonamenti nel tempo, no? Oltre le 2-3 partite interne. Sul mercato non abbiamo grandi aggiornamenti, nel senso che comunque l'ufficializzazione dell'arrivo di Gesù è arrivata ieri in mattinata, tutto confermato, ha firmato un triennale, ha firmato, la prima novità, la seconda è che quello che ha firmato è un triennale, quindi ecco che va a continuare questo trend innestato già con Mattia Tordini, che ha rinnovato fino al 2027, quindi stessa età, quest'anno quota. Credibilmente la speranza è che si rinnovi un trend positivo con i giovani all'Ecco, che poi ci sia la possibilità di valorizzare e eventualmente monetizzare l'estate prossima con questi elementi che sono ancora giovani, però sono in uscita dalla fascia giovani di serie, l'ultimo anno. Discorso diverso sarebbe per la serie B, per dire, il discorso che si fa su Frigerio ha paradossalmente più mercato in B che in C. Perché? Perché in B andrebbe comunque a fare ancora la quota di giovane, quindi permetterebbe a una società interessata di fare minutaggio perché è un classe 2001. In C questo non accade. Questo discorso l'abbiamo fatto ieri parlando di Francesco Donati, che è stato avvicinato, accostato all'Ecco, lo conosciamo, ha fatto solo una presenza tra l'altro in quella folle partita di Cittadella, ha avuto un gravissimo lutto l'anno scorso, poi si è trasferito ad Arezzo, ha giocato con continuità, ha fatto le sue 15 presenze, un buon numero nel girone di ritorno, è tornato all'Empoli, sta facendo la preparazione insieme a Duccio degli Innocenti, che ha anche vestito la fascia di capitano in questi giorni, ho visto. Però il concetto è che Donati da quest'anno in C non è più un giovane, e per un ruolo come quello al terzino destro, così come ha detto anche mister Baldini parlando di Luakima, terzino destro è un ruolo di grande concentrazione, e lì se vai a mettere un elemento over, formalmente parlando, vuoi che abbia un rendimento da over, se no tanto vale. L'ha fatto su Luakima, si deve svegliare dal punto di vista tattico, e questo discorso vale per un classe 2001, capite, che deve effettivamente star sul pezzo e dimostrare di valere un 33 dal punto di vista del rendimento, se no l'Ecco è fornito di over in rosa, non mancano i difensori over. Vero è che sulla fascia destra a oggi c'è una manchevolezza, però mia idea è che l'Ecco andrà comunque a mettere primariamente dei giovani sulle fasce laterali. Di solito è abbastanza normale che si mettano giocatori più esperti al centro del campo, nell'ossatura, sulle mezzali, se si riesce a trovarne di validi, si mettono gli under, tanto per capirci Girelli, Zuccor, no? Con Galli dietro a fare da equilibratore, e poi comunque la fascia centrale è quella dove si mettono i giocatori meno propensi magari a fare errori, quelli con un po' più di esperienza, quelli che vedono prima l'azione, via dicendo. È ovviamente tutta una serie di caratteristiche che si sviluppano con l'esperienza. L'Ecco vorrà essere questa, una compagine magari non brillantissima dal punto di vista dei nomi, ma in grado di offrire sempre delle prestazioni che ci si attendono da una compagine che voglia rimanere nei piani alti della classifica, però senza lasciar prestare dal minutaggio, continuando a lavorare sul discorso giovani, meglio se proprio ci sono dei giovani della primavera aggregati in questo ritiro. Vedremo un po' poi quale sarà il bilancio che verrà fatto alla fine, vedremo che arriverà dal mercato. Oggi l'Ecco è una delle squadre che ha operato meno, ma ha tanti over ancora in rosa. Magni è in uscita,
Verdizzone non si sta allenando con la squadra all'idea del permesso, ma va pagato e non è un ingaggio banale, tutt'altro, e quindi non sono così facili da dirimere queste situazioni. Sono molto curioso da vedere cosa uscirà domani. La squadra è per lo più conosciuta, perché tra chi c'era in Serie C 22-23, tra chi è arrivato in Serie B 23-24, per dire, c'è anche un Marrone che è arrivato, è andato e ritornato, che non sta forzando la mano per andare via, però evidentemente ha un ingaggio molto pesante per la categoria. Ci sono veramente tanti voti. No, vedremo cosa maturerà in questi giorni, vedremo quale appunto sarà il bilancio di fine ritiro, che generalmente offre, non dico delle decisioni irrevocabili, ma in tanti casi ci assomigliano molto. Buona giornata a tutti, forza, ecco sempre.